Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video sempre dedicato all'uncinetto. Oggi andremo a realizzare questa bellissima copertina fatta con le pecorelle che vanno al pascolo. Una copertina molto molto dolce e carina, secondo me anche adatta ad un bambino. Magari volete fare un bel regalo a qualcuno, questa può essere un'ottima idea. Sto utilizzando la Hatnut e sto utilizzando questi tre colori, quindi verde, verde prato, rigorosissimo, nero e bianco. 50% cotone, 50% poliacrilico, abbiamo 50 grammi di lana per 65 metri. Abbiamo inoltre, allora qui consiglia di usare l'uncinetto tra il 5 e il 6, io però uso quello da 4 perché così mi rimane più morbida la lavorazione del filo e quindi mi sento meglio così. Cominciamo realizzando la pecorella. Andiamo a fare quindi un cerchio. Vado a fare una magliettina extra e poi vado a realizzare 12 maglie alte. Benissimo, una volta fatte tutte e 12 andiamo a tirare piano piano, così avviciniamo il cerchio e poi lo andiamo ad unire. Intanto se vado a contare 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, sono tutte, nella dodicesima mi vado ad infilare e faccio una magliettina bassissima. Eccoci qua, abbiamo fatto il nostro primo cerchio. Adesso andiamo ad espandere la nostra pecorella, quindi andiamo a fare un altro cerchio. Catenella da 2, mi infilo nella magliettina sotto e faccio delle maglie alte. Ho fatto così perché in questo modo spostavo il filo, avete visto che dietro ho preso anche il filo all'inizio del cerchio. E una volta che andiamo a completare questo cerchio ci ritroviamo con 24 maglie alte. Dopo invece andiamo a dare alla nostra pecorella la forma di una pecora, poi vi faccio vedere. Questo lo faccio sparire. A questo punto, dopo aver fatto le mie 24 maglie, mi vado ad infilare nella 24esima e andiamo ad unire il cerchio. Lo facciamo sempre facendo una maglia bassissima, eccola qua, molto molto bene. A questo punto dobbiamo andare a dare la forma alla nostra pecorella, quindi avremo una sequenza da seguire ovviamente.
Cominciamo! Mezza maglia alta, maglia alta, mezza maglia alta, maglia bassa, e poi una maglia bassissima. Ricominciamo. Mezza maglia alta, maglia alta, mezza maglia alta, maglia bassa e un'altra maglia bassissima. Di nuovo, mezza maglia alta, maglia alta, mezza maglia alta, maglia bassa e maglia bassissima. Proseguo in questo modo utilizzando sempre la stessa sequenza per andare a realizzare diciamo le parti morbide della pecora. Quindi sto andando a realizzare quelle che, insomma, quando ci capita di disegnare una pecora, noi disegniamo questa sorta di nuvoletta intorno alla pecora. Ecco, sto realizzando questo effetto ottico delle linee tondeggianti intorno alla pecora. Utilizzo sempre le stesse maglie in questo stesso ordine, e quindi io adesso completo la riga e poi vediamo il resto. Benissimo, arrivo quindi all'ultima parte e concludo. Ho fatto intanto una maglia bassa e poi qui ci andiamo a legare alla fine della nostra magliettina all'interno della prima maglia bassissima che avevamo fatto. Ci colleghiamo lì con un'altra maglia bassissima. Abbiamo quindi fatto il tondo della nostra pecora, abbiamo creato perfettamente la nostra pecorella e adesso andiamo ad unire alla nostra pecora la parte verde, quindi la parte del prato. Faccio intanto andare dietro nuovamente, avanti e indietro il filo, perché così appunto non si vede, copriamo anche quel buchino che era rimasto, e poi andiamo ad attaccare il prato alla pecora. Andiamo quindi a fare il quadratino che la circonda. Possiamo iniziare anche su questa magliettina alta qui, quindi ne scegliamo una e va benissimo questa. E adesso andiamo a unificare il lavoro in modo tale che, vedete, combaci con le bolle che abbiamo fatto prima. Proviamo a renderlo dritto. Non so se mi sono spiegata bene, spero di sì, ma adesso vi faccio vedere bene. Quindi mi infilo nella magliettina alta. Eccomi qua. E poi uniamo con il filo e cominciamo. Facciamo una catenella da 3, poi qui facciamo una magliettina mezza alta. Ci andiamo a muovere e compensiamo la mancanza che troviamo lì vicino. Quindi adesso noi stiamo scendendo, dobbiamo provare ad essere più alti. Quindi giro di uncinetto, mi vado ad infilare ovviamente nella maglia vicina, questa qui la facciamo mezza alta. Scendiamo ancora un po' di sotto, mi infilo qua, questa la facciamo alta.
di nuovo, qui siamo ancora più in basso. Oh no. Qui siamo ancora più in basso. Quindi la facciamo alta. Adesso stiamo risalendo, quindi la facciamo mezza alta. Praticamente che cosa succede? Quando andiamo ad incontrare le cunette dove siamo più basse, andiamo a mettere due maglie alte. Man mano che risaliamo e seguiamo il perimetro della nostra pecorella, andiamo ad inserire le mezze alte oppure direttamente le basse se è molto molto alta. Quindi adesso mi metto qui e proviamo a proseguire sulla nostra pecora. Sì, io levo subito il filo verde, il filo che cede, scusate. Continuiamo. Adesso stiamo scendendo, quindi la facciamo alta. Questo è ancora un altro pezzo basso, la facciamo sempre alta. Adesso ricominciamo a salire, la facciamo mezza alta. Stiamo ancora salendo, vedete qui che c'è di nuovo una salita. Quindi mi infilo e la facciamo mezza alta, proprio come prima. Questa la facciamo alta, quest'altra mezza alta. E vedete, riesco ad unificare i pezzettini e riesco a mettere la mia pecorella all'interno di un quadrato. Sto facendo l'angoletto. Abbiamo fatto... aspettate, sistemo il groviglio, se no non ci riesco. Maglia mezza alta, due alte, una mezza alta all'angoletto. Proseguiamo. Questa era bassa, mezza alta, alta, siamo ancora giù, quindi nuovamente alta, mezza alta. Continuo a muovermi in questo modo. È un lavoro che non può essere, diciamo, controllato, non posso dare un certo ordine preciso perché è una questione di occhio. Se vedete che siete scesi un po' di più, fate una alta, se state risalendo fate una mezza alta e controllate che voi riusciate bene ad unificare la pecorella con il prato. Qui all'angolo comunque ho sempre utilizzato l'ordine di prima per la questione dell'angoletto, quindi che cosa ho fatto? Ho fatto di nuovo maglia mezza alta, maglia alta, maglia alta e di nuovo una mezza alta. Poi mi sono rispostata sempre seguendo come si muoveva il perimetro della mia pecorella. Molto bene, completo il mio giro, mi infilo nella magliettina alta là sopra, faccio un punto bassissimo e adesso andiamo a fare l'altra riga di verde. Quindi qui dall'angoletto vado a fare una catenella, 1, 2, 3, 4 e poi una quinta, mi vado ad attaccare con una doppia maglia alta, quindi qua giù, perché dobbiamo distanziare un po' le pecore, per questo la faccio doppia, così c'è più spazio. L'ultima parte della riga l'ho presa tutta insieme, mi raccomando, attenzione a questo dettaglio. E adesso mi vado a muovere attraverso, lungo il perimetro
centrale, poi per l'angolo rivediamo, tranquillamente solo con le maglie alte. Avvertiamo un cambiamento soltanto quando ritorniamo all'angolo, però questo lo vediamo dopo. Intanto voi per un lato del quadrato lavorate tranquillamente con le maglie alte. Ok, adesso andiamo a lavorare proprio come abbiamo fatto qui, o meglio in modo analogo, in modo tale che sia simile. Comunque, io sono arrivata a 11 maglie prima del lavoro nuovo sull'angolo, quindi così potete misurare anche voi. Vado quindi a fare un doppio giro, una doppia maglia alta qua giù. Gli ultimi li sono andati a prendere tutti e due. Di nuovo doppio giro, mi infilo qua. E questi li riprendo a 3 come la doppia maglia alta normale. Di nuovo doppio giro sull'uncinetto. E poi mi risposto con la maglia alta. Quindi che cosa succede? Il primo con il primo facciamo maglia alta doppia, ma la sequenza ultima di maglie sull'uncinetto la prendiamo tutta insieme, quindi tutte e 3. Poi le lavoriamo la doppia normalmente e infine poi ritorno con una doppia dove raccolgo tutte e 3 e una alta normale. Quando arrivo all'alta normale continuo a lavorare con le alte su tutto il resto del lato. Doppia alta con le 3, doppia alta normale, doppia alta con le 3 alla fine e poi di nuovo magliettina alta. Questo era un altro esempio di angoletto con il verde. E l'ordine dell'angoletto rimane sempre questo qui che vi ho mostrato, ovviamente. Ecco qui, questo qua è l'effetto dell'angoletto. Faccio il conto delle mie magliettine. Ritorniamo all'angolo. Doppia alta. Doppia alta con le 3, doppia alta normale, doppia alta con le 3 e poi di nuovo la magliettina bassa. No, scusatemi, la magliettina alta. Non volevo, mi sono un attimo confusa. Completo quindi il mio giro continuando con le mie magliettine alte. Mi raccomando, fate sempre attenzione all'angoletto. Arriviamo quindi al primo pezzo che avevamo fatto, al primo angoletto, dove avevamo fatto la catenella da 5 maglie, ve la ricordate? Adesso ci andiamo a legare in questo spazio che troviamo sotto. Quindi faccio una magliettina alta e la collego lì nel mezzo. Stessa cosa per l'altro avanti. Poi mi vado a collegare con una maglia bassissima sull'angolo o sull'ultima maglia di quella catenella da 5, come preferite. Faccio quindi il mio quadratino. Via il filo. Lo facciamo sparire dietro.
Ed abbiamo quindi fatto il nostro bel praticello. Abbiamo quindi il nostro praticello, abbiamo la pecorella, adesso andiamo però a realizzare i dettagli della pecorella perché abbiamo soltanto la lana. Vado a prendere il colore nero e andiamo a realizzare la faccetta, il musetto della pecora. Quindi, cappietto e adesso facciamo attenzione. 1, 2, 3, 4, 5, 6, quindi 4 più 2, giro di uncinetto, magliettina alta nella quarta, e chiudo. 1, 2, due magliettine semplici sopra l'alta, mi infilo nella maglia dove non avevo iniziato l'alta, quindi nella terza, e chiudo con un punto bassissimo. Di nuovo punto bassissimo, aggiungo una catenella da 3, giro intorno all'uncinetto due volte, quindi doppia maglia alta, chiudo una volta, chiudo la seconda prendendoli tutti e tre. Doppia maglia alta, mi infilo nell'altra costruzione, 1 e 2 li prendo tutti e tre insieme, catenella da 3, mi infilo là sopra, faccio una maglia bassissima dove avevo le catenelle sulle mani, poi entro nella catena, di nuovo maglia bassissima, rientro con catenella da 2, giro di uncinetto, ritorno alla base, chiudo, 2 a 2, 1, 2 magliettine semplici, mi riaggancio alla base e chiudo con un punto bassissimo. Faccio quindi la mia pecorella e l'ultima parte che ho fatto era proprio l'orecchietta. Quindi arrivo qua giù, rientro nel perimetro, quindi rientro sulla fronte della mia pecora e vado a fare tutte maglie bassissime, non tutte maglie bassissime, tre maglie bassissime. Dopo questo step lo facciamo con la lana di un altro colore, perché capisco che con il nero non sia molto efficace da vedere. Non si vedono benissimo gli incroci, quindi dopo lo facciamo con il verde. Intanto adesso voglio farvi vedere come si fa il quadratino. Facciamo uscire il filo dal dietro, così la parte rimane pulita. E ovviamente questi fili lunghi dietro ci servono, quindi mi raccomando non fateli più corti. Mi raccomando, potete mettere la vostra pecorella dove volete, potete farla brucare l'erbetta in qualsiasi lato, oppure potete metterla al centro come faccio io in questo caso. Quindi io la vado a mettere al centro e ovviamente andiamo a portare nella parte dietro del quadrato i fili della testa della pecora. Li facciamo passare per il centro. Eccoli qua. E poi qui andiamo a fare un nodino. O meglio un doppio nodino, perché altrimenti davvero ce la perdiamo. E lei sta già sicura, sistemata, ferma, non si muove, ve lo giuro. È carino anche comunque questo effetto 3D con la testolina che esce fuori dalla copertina, mi piace moltissimo. Mi piace tanto tanto tanto. Adesso approfittiamo del filo che abbiamo all'interno, una volta che abbiamo sistemato la testa, e andiamo a fare le zampette della nostra pecorella. Quindi io mi infilo nella magliettina dove voglio far uscire la zampetta e porto il filo fuori. Mi metto a fare delle magliettine bassissime
lungo una riga verticale, ne faccio due e poi faccio passare dall'altro lato il filo. Eccoci qua. Facciamo la stessa cosa con l'altro, quindi mi infilo alla stessa altezza, faccio due magliettine bassissime in verticale, eccoci qua, e poi facciamo uscire il filo da dietro. Molto bene, abbiamo quindi fatto la nostra pecorella, la prima pecorella, e adesso andiamo a vedere qualche dettaglio in più, ovvero andiamo a rifare anche la nostra pecora con il verde. Ah sì, per quanto riguarda il collegamento, ovviamente, andate a fare la maglietta di chiusura, quella bassissima, lungo i vostri quadrati, come la fate tranquillamente e sempre, non c'è niente di nuovo. Ho già fatto dei video dove unisco i quadrati, quindi se vi serve lo trovate nel canale. Adesso andiamo a vedere come facevamo la piccola pecorella. Cappietto sull'uncinetto, cominciamo. 1, 2, 3, 4. Teniamo punto del 4, numero 5 e numero 6. Giro di uncinetto, mi infilo nella quarta e faccio magliettina alta. 1, 2 magliettine semplici, mi rinfilo sempre lì e unisco in punto bassissimo. Altro punto bassissimo e poi catena. 1, 2, 3, doppio giro, mi infilo alla base, chiudo uno e li chiudo tutti e tre in maglia alta, in doppia maglia alta, attenzione, scusate, quando lavori veloce le parole non vengono bene. Mi infilo nuovamente di qua, 1, 2 e 3, catenella da 3, mi rinfilo dall'altro lato e chiudo in punto bassissimo. Adesso andiamo a fare l'altra orecchietta. Punto bassissimo, catenella da 2, magliettina alta, mi rinfilo lì dove ero prima, punto bassissimo. A questo punto aggiungo 3 puntini bassissimi sulla fronte della mia pecora, quindi 1, 2 e il numero 3. Benissimo, ed è così che ci viene la nostra pecorella. Con il verde si vedeva decisamente molto molto meglio. Eccola qua. Facciamo passare via il filo. Ed ecco la pecora. Adesso andiamo a vedere come facciamo il fiorellino bianco. Questo è straveloce da fare. Facciamo un giro, un tondo. Un cerchio, piuttosto che un tondo. Magliettina bassa più 3 maglie alte. E poi chiudo con maglia mezza alta, catenella da 3, maglia mezza alta, catenella da 3, di nuovo maglia mezza alta, catenella da 3, e mi muovo in questo modo fino a farlo per 6 volte. Ok, alla fine stringo il tutto, vado ad unire nel mezzo della prima, o meglio all'inizio della prima, scusatemi, perché erano 3, taglio ed ecco qua, ho fatto anche la mia parte bianca. A
questo punto non ci resta che far sparire il filo tranquillamente. Ok. E poi lo possiamo collegare in qualsiasi parte del lavoro noi vogliamo. Io ho deciso però di collegarlo nel mezzo dei quadrati, perché secondo me ha più senso e insomma copre anche parte dell'intreccio che si trova lì. Potrebbe anche venirvi in mente magari di realizzare una pecorella nera con la faccina bianca, quindi è anche una variante molto interessante, potete piazzarne una qui e là oppure fare pecore di colori diversi. Vi faccio vedere questa molto simpatica che ho deciso di farla da dietro, vedete con la codina che esce da dietro, e beh, non ho molto altro da aggiungere. Spero davvero che questo video vi sia piaciuto e se così fosse mettete un like, lasciate un bel commentino e condividete il video con i vostri amici. Ricordatevi di iscrivervi per dei nuovi video. Noi ci vediamo prestissimo con altre idee.